giorno fra Modestino, un confratello di Padre Pio. Dimenticare le sofferenze di Padre Pio vuol dire non collocare in un'altra maniera la figura, ma tradirla esattamente, quindi per conoscerla, per comprenderla più da vicino, al di là del proprio pensiero religioso, al di là del credere o meno alla sua figura, credo che dimenticare le sofferenze non si debba per forza di cose, perché conoscere la figura di quest'uomo è importante. Questo libro di Renzo Allegri, intitolato La passione di Padre Pio, con, come dicevo poco fa, lo stesso Renzo Allegri, documentato con inchieste di documenti inediti e segreti sulla persecuzione inflitta al santo Padre Pio dalle gerarchie ecclesiastiche. Lei diceva poco fa, non tanto dalla Chiesa ma dagli uomini di Chiesa. Questo è importante, è veramente importante. Ma che cosa c'è ancora, Renzo Allegri, da scoprire di Padre Pio? Il Padre Pio, c'è tutto da scoprire, nel senso che noi finora abbiamo raccontato quello che io e tanti altri abbiamo raccontato, quello che si è visto, cioè appunto le bilocazioni, i prodigi, le guarigioni, eccetera, e anche si è raccontato che aveva le stimmate. Però il sapere perché, da un punto di vista di credente, di persona che crede a questi fenomeni, capire il perché da parte di Dio, cioè, e quest'uomo è stato così dotato di tutta questa fenomenologia che non esiste nessun altro nella storia della Chiesa che sia stato così dotato, e il perché delle stimmate, tutto questo è ancora da scoprire. Ogni tanto viene fuori notizia che si farà un grande convegno, addirittura qualcuno sempre nel campo dei padri Cappuccini ha detto che si sta lavorando per far diventare Padre Pio dottore della Chiesa, ma finora non è stato fatto niente e si farà senz'altro. Io ricordo in un'intervista che feci nell'84 al cardinale Siri, che, facendo la domanda che lei mi ha fatto a me, mi ha detto che, in sintesi, che lungo il corso della storia Dio, quando si metteva in dubbio l'umanità di Cristo, suscitava sempre qualche fenomeno, qualche fatto, qualche miracolo strepitoso per richiamare l'attenzione dei credenti sull'umanità di Cristo, Dio uomo. Dice Padre Pio, con la sua vita, è stato uno dei grandi testimoni di questa verità fondamentale per il credente. Renzo Allegri, noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato per attraversare il suo recentissimo libro intitolato La passione di Padre Pio, inchiesta con documenti inediti e segreti, edizioni Mondadori. Grazie ancora, Renzo Allegri. Grazie a lei. Buongiorno. Grazie a lei.